Quindi siamo sul percorso dell'erotica e siamo arrivati nel piccolissimo borgo di Marmoraia. Percorso, qui siamo con il gruppo di quelli della motomappa, stanno arrivando tutti, bel gruppettino stamattina, e siamo pronti a infilare la prossima strada sterrata, che nella vera filosofia, cioè non insabbiato la lingua, dell'erotica è un po' infrattata nel bosco, come si può vedere, cioè la topologia di fondo è molto facile, molto scorrevole, come l'eroica, però qui siamo un po' alla scoperta di qualche stradina sterrata molto meno conosciuta anche. Dopo, ora abbiamo mandato la traccia ai 20.000 iscritti della motomappa, saranno un po' più conosciute, mi immagino, a brevissimo, però va bene, è nello spirito della motomappa di far conoscere, e più si conosce, più se ne conosce anche di queste strade sterrate che adesso vanno tanto di moda, e meno concentrazione ce ne sarà su quelle molto conosciute, per cui diciamo che alla fine il conto, anche per chi ama fare queste strade e le ritiene una sorta di, come dire, piccolo feudo, è un po' geloso, no? Insomma, se c'è tanta gente che le fa e le conosce, ne conosciamo di più, ci saremo anche più diluiti, molto probabilmente. Tutte queste belle chiacchiere per farvi vedere questo piccolo angolo di paradiso. Abbiamo passato appena adesso il waypoint motomappa, che è la strada di Marmoraia.